Cominciamo con le frazioni proprie. Le frazioni proprie sono frazioni, quindi ci sarà un numero diviso un altro numero, n, un numero diviso m, e n è più piccolo di m. Cosa vuol dire? 2/3 è una frazione propria. 3 quinti, 5, noni. L'importante è che il numero che sta sopra, il numeratore, sia più piccolo del denominatore. Le frazioni proprie indicano una parte più piccola dell'intero. Parte più piccola dell'intero. Le frazioni improprie sono esattamente l'opposto, ossia abbiamo sempre un numero diviso un altro numero e il numeratore, quello che sta sopra, questa volta è maggiore del denominatore. Ossia sono frazioni, ad esempio 9 ottavi, 3 mezzi, 5 quarti e via dicendo. Queste indicano una parte più grande dell'intero, perché se l'intero è 8 ottavi, 9 ottavi vuol dire un ottavo in più dell'intero. Quindi questa è una parte più grande dell'intero. E qui è un po' strano perché noi parliamo di parte e secondo le parole che usiamo tutti i giorni, quando noi consideriamo una parte di qualcosa, per noi quella parte è sempre più piccola. Invece, con le frazioni improprie, è per questo che non sono proprie, sono improprie, non sono proprie, sono un po' strane queste frazioni. Infatti, in queste frazioni la parte, quindi ciò che indica la mia frazione, è più grande dell'intero. È per questo che vengono chiamate così. Sono frazioni un po' strane. Sono più grandi dell'intero. Quindi le frazioni proprie, col numeratore più piccolo del denominatore, indicano una parte più piccola dell'intero. Sono sempre parti più piccole. Che l'intero abbia 5, 7, 8 parti. Se io ne prendo meno dell'intero, queste sono frazioni proprie. Quando ne prendo come l'intero o più dell'intero, diventano frazioni improprie. Ok? Le frazioni improprie possono indicare anche più interi. Cioè, questa frazione a cosa corrisponde? Sono due interi completi più alcune parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ottavi. I numeri misti è un modo per trasformare una frazione impropria in un numero intero e una frazione propria. Perché mi indica quanti interi ho preso. E qual è la frazione dell'altro intero, dell'ultimo intero che mi rimane? Torniamo a un intero. Questo intero lo divido in tre parti e ne prendo due. Di nuovo, arrivo all'intero e ho la frazione impropria. Queste qua sono frazioni proprie, unità frazionaria. Frazione impropria che è anche apparente, perché è apparente? Perché appare come frazione, mentre in realtà è l'unità. Nel momento in cui aumento e prendo altri terzi, 4/3, vedete questa quantità, che è un intero e un terzo come numero misto,
altro non è che un numero più grande dell'intero, cioè un intero e qualcos'altro. Posso continuare, 5 terzi è una frazione impropria perché è più grande dell'intero. 6 terzi è di nuovo apparente, appare come frazione, ma in realtà è una parte che è identica a un numero intero. Sono due interi, 6 diviso 3 fa 2. E così via, posso aumentare il numero di spazi da riempire prendendo sempre la stessa quantità che sono i terzi. 7 terzi sono due interi pieni più un pezzetto da un terzo. Posso vedere questo con i cerchi, ma nulla mi vieta di vederlo con dei cilindri o dei rettangoli messi nell'ordine che voglio. È la stessa rappresentazione. Posso aumentare ai quarti e vediamo con i quarti come questa è una frazione propria, un'altra frazione propria, frazione propria, frazione apparente, impropria, appare come frazione, ma in realtà è un numero intero. E da qui cominciano tutte le frazioni improprie, perché sono più grandi dell'intero. 8 quarti, frazione apparente. Appare come frazione, ma in realtà sono due interi. È un numero intero. 8 diviso 4 fa 2. E di nuovo frazioni impropria, 9 quarti, 10 quarti, 11 quarti. 11 quarti sono due interi pieni più 3 quarti. Questo è il numero misto che mi rappresenta questa frazione. Come si trova il numero misto di una frazione? Come trasformo una frazione impropria in numero misto? Devo vedere quante volte il 4 ci sta nell'11 e il resto sarà la frazione, cioè il 4 nell'11 ci sta due volte, col resto 3. Proviamo a cambiare numero. 15 quarti. Come faccio a trovare il numero misto che è 3 e 3 quarti? O vi prendete carta e penna e ve lo rappresentate di modo che sia evidente la rappresentazione grafica che è 3 interi e 3 quarti, oppure cercherò di capire quante volte il 4 sta nel 15 facendo una divisione. 4 nel 15 ci sta 3 volte e quelli sono gli interi che ho. Il resto, perché 4 per 3 fa 12, per arrivare al 15 fa 3, il 3 è il mio resto, sono i 3 quarti dell'ultimo intero. Quarti è di nuovo frazione apparente, perché se faccio la divisione, 16 diviso 4 fa 4. E 4 è un numero intero. Tornando quindi a noi, a carta e penna, nelle frazioni apparenti possiamo dire che il numeratore, quello che sta sopra, è dato da una moltiplicazione del denominatore per un qualche altro numero. Le frazioni apparenti quindi appaiono come frazione, ma rappresentano numeri interi. Attenzione all'errore perché qualche studente, appena vede che un numero è multiplo dell'altro, mi dice che è apparente. 2/6 non è apparente. Questa è una frazione propria, è una parte più piccola dell'intero. 5 decimi è una frazione propria, non è una frazione apparente. 10 quinti sì, perché è il numero che sta sopra, che deve essere multiplo di quello che sta sotto. Chi sta sopra è più grande, il numeratore è più grande del denominatore e non viceversa. Se è viceversa, non è una frazione apparente, è una frazione propria. Quindi 25 quinti è apparente, 5 venticinquesimi non è apparente, sarà frazione propria. Nelle apparenti ci mettiamo anche quelle dove numeratore e denominatore
sono lo stesso numero, 2 mezzi, 3 terzi, 4 quarti, 5 quinti. Tutte queste frazioni indicano la stessa quantità, ossia l'intero. Ecco allora che possiamo fare uno schema con i diagrammi di Le-Robin e dire che il mondo delle frazioni lo possiamo dividere in due parti. Abbiamo le frazioni proprie, che indicano parti più piccole dell'intero, e le frazioni improprie, con le apparenti, che sono un sottoinsieme, una caratteristica particolare delle frazioni improprie. Grazie dell'attenzione, spero di essere stato d'aiuto. Alla prossima video lezione.